Allora, sono Giorgio Miotto e sono presidente del Consiglio d'Istituto del Liceo Oberdan di Trieste, quindi rappresentante componente genitori ma con la carica di presidente del Consiglio d'Istituto. Bene, sono 40 anni che non frequento l'Oberdan, ho una scuola superiore, anzi no, ahimè no, 45, ma qual è il ruolo di un genitore in questo momento in cui i nostri figli o nipoti stanno lottando? Guarda, io sono rimasto molto colpito dall'assenza dei genitori, pur essendo impegnato già da 3 anni, avendo anch'io appunto un figlio all'Oberdan, ma da 3 anni già nelle rappresentanze, no, dei vari componenti collegiali dell'istituto, purtroppo l'apporto dei genitori è molto bassa. E questo è un problema grande, per vari motivi. Primo, perché la sensazione è che questi ragazzi siano soli ad esprimere dei disagi, soli spesso davanti a dei problemi, e pur essendo sicuramente delle generazioni molto diverse dalla mia o addirittura di quelle precedenti, quindi in realtà con dei mezzi diversi, delle capacità anche, delle sensibilità aumentate, però resta il fatto che un mondo giovanile che si scontra contro un muro di un mondo adulto, che ahimè forse tanto adulto non è, ma che però di fatto, voglio dire, viene identificata con il potere, viene identificata con la repressione, viene identificata con il silenzio, con il non ascolto. Ecco, i genitori, che io credo possono essere dei grandi mediatori su questo aspetto, mancando, lasciano i ragazzi di fatto soli. Beh, io non sono sicuro che sia un grosso svantaggio, perché io anche parlando ieri sera con i ragazzi in corteo, mi sono reso conto che se li lasciavo andare avanti, cioè fossero stati i miei figli, avrei fatto meglio a non interferire, perché ne sapevano più di me, ecco. Cioè, noi vecchi non è detto che siamo utili, però ovviamente fate salve alcune pregevoli eccezioni come lei. Sì, io sull'utilità, ecco, dissento, nel senso che io non impongo nulla, ma sono un libro nel quale mio figlio può cercare qualcosa da leggere, e naturalmente poi può anche non essere d'accordo con quello che trova scritto, e gli auguro di scrivere ben altro di quello che ho scritto io, ma questo fa parte, penso, del normale tramando di generazioni. Io quello che dico è questo: loro si ritrovano ad affrontare un mondo di adulti, i docenti, presidi, le istituzioni, un mondo che non dialoga con loro, dove loro da tempo sono convinti che non possa neanche esserci quasi un dialogo, quindi la loro posizione sta diventando, penso, portata all'estremo, perché sono anche convinti di non avere altri modi, insomma, per ottenere qualcosa, per interloquire. Rimangono sorpresi quando trovano invece un canale aperto, allora lì rimangono un po' spiazzati. Io uso il termine sorpresi perché secondo me in verità è quello, e questo sì, si tratta di, in questo senso, di favorire ogni momento di dialogo, ogni momento di incontro. Questo penso che sia il nostro dovere. Va bene. Quali obiettivi pensa che potrebbero raggiungere i nostri ragazzi? Beh, allora, intanto a livello di istituzione devono avere delle informazioni precise per poter sapere cosa chiedere a chi chiedere, intanto, perché io mi sono trovato davanti a situazioni dove non è chiaro, non so quali sono le competenze della provincia, quali le regioni, quali il comune, chi è l'assessore, cosa ha fatto. Questi ragazzi vogliono sapere, però è giusto che riescano anche a essere informati sui canali corretti, per evitare anche, come dire, esposizioni, detto fra parentesi, inutili, cioè andare a chiedere le cose dove non serve andare a chiedere, e viceversa non andare a chiedere dove devono essere chieste. Quindi questa è la prima cosa. La lotta, secondo me, a un certo punto, io ho detto, sa, c'è un ragazzo che mi ha chiesto all'Oberdan di parlare con lui per un'ora quasi sulla differenza che c'è fra queste parole: legale, lecito, legittimo, perché qualcuno gli ha detto che sono sinonimi. Ecco, io non credo che siano sinonimi. Se uno legge, apre il Palazzoli per capirsi come dizionario, scoprirà che non sono affatto sinonimi. Andrò a studiare, grazie. No, ma lo lega, è interessante scoprire. Io gli ho detto che la loro protesta è assolutamente lecita, che loro sono personaggi legittimi e legittimati a farlo. Certo, le proteste alle volte possono avere dei metodi, delle forme illegali, però gli ho anche fatto presente che in una parte del mondo è perfettamente legale la pena di morte e in un'altra parte del mondo non è legale la pena di morte. Tutte e due le leggi sono legali. Bisogna cambiare qualcosa. D'accordo. E alla fine? Alla fine, scuola pubblica. Alla fine, scuola pubblica. Chi lo dubita? Chiunque sia il futuro sindaco di Trieste, lei pensa che questo sindaco possa interferire con questo processo, soprattutto per le scuole superiori? Diciamo, il sindaco è
si fa per dire, la massima autorità sanitaria, anche poi se no, c'entra proprio come il due de briscola di solito, ma ammesso che possa fare qualcosa a livello sanitario, sanitario quanto sono i sanitari del bagno, ecco, pensa che possa fare qualcosa per indurre la provincia, lo Stato soprattutto, a migliorare la situazione dei nostri ragazzi a scuola? Io credo che sia necessario creare un vincolo virtuoso, cioè tutti quelli che hanno competenze e capacità di dialogo devono poter interloquire con questa parte che ha così difficoltà di essere riconosciuta, e cioè gli studenti. Cioè i clienti della scuola sono gli studenti, e purtroppo, ahimè, in una parte maggioritaria i genitori, visto che molti studenti sono minorenni. Allora, dato che in questo ultimo periodo piace tanto parlare di mercato e tutti sono orientati al mercato e il cliente ha sempre ragione, allora signori miei, nelle scuole i clienti sono gli studenti e quindi bisogna sentirli, ascoltarli, tutelarli e aiutarli. Ecco, le istituzioni tutte secondo me hanno un ruolo. Certo un sindaco, il famoso primo cittadino, ha molti ruoli, ma è anche una figura in qualche modo di riferimento, quindi perché no? Perché non ci fermiamo solo a una semplice competenza, alle scuole della provincia, alle scuole del comune. No, io penso che ci siamo detti prima, la scuola pubblica, la scuola di tutti. Avevamo questa idea un po' di anni fa. Speriamo che persista. Assolutamente. Molte grazie.